Sono una cinquantina le attività commerciali che hanno riaperto i battenti nel cuore del centro storico dell'Aquila. Alla nuova amministrazione comunale i commercianti chiedono maggiore attenzione e anche un nuovo piano parcheggi. Parcheggiare in centro è sempre più difficoltoso e questo spesso scoraggia anche i clienti. Ieri una riunione tra il neoassessore con delega al commercio Alessandro Piccinini e i commercianti del centro. Diverse le richieste sul piatto. Ma le richieste sono scontate, ovviamente sono richieste di aiuto, di vicinanza da parte dell'amministrazione. Loro chiedono comunque di stare un po' più al centro dell'attenzione, di avere delle manifestazioni anche da quella parte, diciamo, del centro storico, di avere la possibilità di avere ciclicamente un contatto con l'amministrazione e di immaginare quello che possa essere lo sviluppo di quella zona da un punto commerciale da qui a qualche anno. L'assessore Piccinini afferma che l'idea del centro dovrà essere complessiva e non a macchia di leopardo. Sempre più in auge l'idea di realizzare una pedonalizzazione completa del centro storico, ma ovviamente per far questo dovrà essere realizzato prima un piano parcheggi adeguato. L'idea è quella di istituire comunque un tavolo permanente, così che l'azione del comune vada di pari passo con le istanze degli esercenti aquilani. Sì, io quello che ho detto loro è che l'amministrazione cercherà di procedere in maniera coerente, muovendosi magari su un tavolo in cui gli assessori con le deleghe più attinenti potranno in qualche maniera immaginare il futuro della nostra città insieme, quindi parallelamente a quello che sarà il piano del commercio, anche quello dei parcheggi, della pedonalizzazione del centro storico, della possibilità di far tornare in centro uffici e banche, perché anche di questo si tratta e ovviamente anche questo loro hanno chiesto per poter sopravvivere, perché si tratta in questo momento veramente di sopravvivere in alcuni mesi dell'anno. Io credo che la volontà del sindaco sia proprio questo, non di procedere a macchia di leopardo, ma di fare un tavolo permanente nel quale si possa collaborare proficuamente in modo tale che io possa sapere quali sono le strategie e i progetti dell'assessore ai trasporti e viceversa.